Allora, buonasera a tutti, io sono Monica Lozzi del settimo municipio e Danilo Barbuto del quarto. E in relazione appunto agli argomenti di questo incontro vogliamo un po' insomma parlare delle difficoltà e anche invece delle cose positive che siamo riusciti ad ottenere nell'attività istituzionale. Importante per noi da un punto di vista di attività istituzionale è proprio il funzionamento dei tavoli di lavoro. Si sente poco. È proprio il funzionamento dei tavoli di lavoro. Mi mangio il microfono. Perché è da lì che l'aiuto maggiore può arrivare ai portavoce municipali. Fondamentalmente i tavoli di lavoro in questo periodo hanno lavorato supportando molto i comunali e un po' meno i municipali, perché logicamente inizialmente si è pensato di avere tavoli paralleli anche a livello municipale. Abbiamo capito in questi quasi due anni che così non può funzionare. Non funziona perché logicamente le forze proprio fisiche dei municipi, anche quelli più numerosi, non riescono a supportare la creazione di tanti tavoli di lavoro municipali. Quindi forse è fondamentale che ci siano dei tavoli di lavoro comunali ai quali afferiscano però dei rappresentanti per ogni municipio, in modo che ci sia una comunicazione bidirezionale, nel senso il referente, come era una volta nel Movimento 5 Stelle Romano, del municipio va al tavolo di lavoro con le competenze logicamente per quel tipo di attività, o se anche non ha competenze perché in quel municipio non c'è una persona competente in ambiente, però può andare ad ascoltare e comunque portare la voce del gruppo municipale. Serve poi anche a far ritornare le informazioni sul territorio, cosa che oggi manca. Un'altra cosa che noi abbiamo notato e secondo noi è importante: i tavoli di lavoro dovrebbero avere personale a sufficienza, e quindi è per questo che serve manodopera che arriva dai municipi, per poter lavorare su istanze a breve termine e su istanze a lungo termine, su atti sui quali il Movimento 5 Stelle deve semplicemente esprimere parere e invece su atti da elaborare perché parte del nostro programma. Quindi vanno strutturati un minimo i tavoli di lavoro. Spesso noi a livello municipale veniamo un po' sottovalutati, ma la maggior parte delle delibere che vengono prodotte a livello comunale, non parlo dai nostri portavoce comunali, ma proprio dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, la prima espressione di parere viene richiesta ai municipi. E noi portavoce municipali spesso ci troviamo in difficoltà perché abbiamo dei tempi strettissimi per analizzare delle proposte di delibera e soprattutto non abbiamo il tempo per sincronizzarci. Quindi forse dovremmo avere un contatto da questo punto di vista un po' preferenziale con tavoli di lavoro di competenza e dare, appena arrivano a noi le proposte di delibera, e avere un parere univoco da portare, perché spesso siamo costretti ad astenerci anche su temi importanti e la figura non è bella né piacevole, oppure ci arrampichiamo sugli specchi. Cerchiamo di tirare fuori delle argomentazioni che ci portano ad astenerci per non esprimere un parere che poi dopo viene elaborato a livello comunale, e non va bene. Soprattutto in questo periodo che ci sono state delle delibere, ad esempio sulle linee guida per i nuovi contratti di servizio con AMA ed ATAC, che sono degli elementi fondanti anche per il territorio, soprattutto i servizi che in questi ultimi anni si sono creati, ad esempio con AMA, esprimere un parere comunque motivato, che sia o favorevole o contrario, e se sia di astensione sia comunque in linea col parere che andranno poi ad esprimere a livello comunale, è importantissimo. Quindi dovremmo trovare un modo affinché i tavoli di lavoro possano avere queste delibere non dai nostri portavoce comunali quando arriveranno a loro, che probabilmente li arriveranno con molto più ritardo rispetto a quando arrivano ai municipali, ma nel momento in cui le abbiamo noi. E i tempi di lavoro però sono molto ristretti: nell'arco di 10-12 giorni noi siamo tenuti ad esprimere parere. Logicamente, essendo argomenti di livello comunale, non è pensabile che ognuno di noi faccia riferimento al gruppo municipale per trovare l'espressione di parere, perché magari il municipio può esprimere parere favorevole, quell'altro contrario, invece poi a livello comunale dovremo avere un'idea unica. Quindi questo è fondamentale. Quindi eppure sul bilancio, ad esempio il tavolo bilancio, i primi pareri vengono espressi proprio a livello municipale, e io ho la fortuna di avere un consigliere comunale municipale
che è in grado di leggere un bilancio e quindi analizzare punto per punto e fare anche dettagliatamente la sua esposizione in consiglio. Altri municipi questo non ce l'hanno, e esprimere un parere favorevole o contrario sulla base praticamente del nulla spesso sminuisce anche, insomma, quello che siamo. Quindi lavorare sui tavoli di lavoro, mettendo però la centralità proprio a livello municipale, che poi a cascata, al contrario, cioè invece che a cascata in salita, agevola anche il lavoro dei nostri comunali, perché la maggior parte dei lavori arrivano molto prima ai municipi. Ora passo a Danilo. La Monica ha parlato un po' della comunicazione, come è strutturato e soprattutto i nostri, tra virgolette, bisogni. Io mi dovrei occupare di organizzazione. Allora, prima mi avete sentito, no? Quando sono intervenuto prima, allora dovremmo ripartire forse un po' da lì, perché poi ci sono tante belle parole che vengono dette qui, tante belle proposte, tante belle idee, ma poi c'è, cioè, nel fatto pratico, nell'attività quotidiana, spesso noi ci ritroviamo soli. Solo nel senso che c'è un gruppo municipale che non c'è, si discute di tutto tranne che dell'attività municipale, si discute tra gli attivisti o pseudo-attivisti di problematiche che nulla hanno a che vedere né del movimento né del lavoro quotidiano municipale, ma anche comunale o regionale. Insomma, ci troviamo con queste difficoltà di gestione del gruppo. Ci sono molti gruppi che abbiamo visto sono in sofferenza, perciò io chiedo innanzitutto da parte di ognuno di noi un'analisi vera del lavoro che si svolge e di come lo si svolge all'interno del gruppo, perché io penso che prima di tutto noi dovremmo essere cittadini attivi, non attivisti del movimento, ma cittadini attivi. Noi dovremmo fare un cambiamento fondamentale nel pensiero. Noi dobbiamo essere quelli che fanno fare il salto di qualità al cittadino. Noi dobbiamo essere in quel senso presenti nei territori, perché poi essere attivisti nel Movimento 5 Stelle sarà solo una logica conseguenza, perché è inevitabile il cambiamento. Allora, questo è quello che ci serve. Ci serve che ci sia, ecco, apposta una forte presa di coscienza da parte di tutti noi, perché poi ci siamo nelle difficoltà. Le difficoltà che diceva Monica, di leggere un bilancio o di leggere le delibere che dobbiamo andare a votare. E come facciamo senza le persone che ci sono dietro, che ci supportano nel lavoro quotidiano? È impossibile. Allora, questa forse dovrebbe essere l'organizzazione che, come gruppi municipali e come gruppo, come Movimento Romano, dovremmo andare a cercare le migliori pratiche che possiamo. Oggi abbiamo sentito i tavoli municipali prima, ognuno ha fatto la propria proposta, la propria visione, ecco, forse da prendere i migliori spunti da quei municipi che funzionano forse meglio di altri, e prendere le best practices, no? Quelle che si dicono, e allora lì forse ci sarà un cambiamento vero nel Movimento Romano. Sicuramente l'assemblea di oggi è un ottimo punto di partenza, perché è partita col piede giusto, è partita chiedendo da attivisti, da persone del movimento, che vogliamo fare, che ne dite? È condivisa, è partita condivisa, la condivisione è fondamentale. Facciamolo, che ne pensate? Sì, facciamolo, facciamolo insieme, facciamo rete, facciamo squadra. Due persone l'hanno organizzato, ma poi l'organizzazione è derivata da un gruppo di attivisti che hanno deciso di essere partecipi e cambiare in meglio. Questo è l'obiettivo nostro, credo che sia l'obiettivo di tutti quanti noi. Noi, anche come portavoce municipali, che cosa abbiamo fatto? Una delle nostre forse prime azioni, l'anno scorso, quando c'è stato Italia 5 Stelle, abbiamo contattato tutti i portavoce municipali di tutta Italia. Abbiamo fatto un incontro nazionale, ci siamo messi nel parco, ci siamo riuniti in cerchio, abbiamo creato un gruppo Facebook, un Google Group, e lì ci scambiamo informazioni, perché la delibera, quella che diceva Rolando prima sul superamento, ce l'hanno chiesto a Torino. Il registro dei tumori che stanno lavorando a Napoli in maniera straordinaria, ce l'hanno riproposta, la riproporremo noi. Allora, questo è la condivisione e la partecipazione che forse dovremmo fare noi come portavoce e noi come tutti attivisti, perché noi siamo, prima di essere portavoce, siamo attivisti, e questo non ce lo dovremmo mai scordare, perché se non parliamo questo come punto di vista e punto di partenza, non arriveremo da nessuna parte. Io ho terminato il primo minuto che mi ha detto, perfetto, abbiamo terminato e lasciamo spazio agli altri.
per i comunali Daniele Bronzo, Virginia Raggi. Ciao a tutti, Daniele Frongia, leggo anch'io un breve discorso, anzi qualche spunto che abbiamo concordato con Marcello, Enrico e Virginia. Virginia è qui accanto a me, che come cardinale poi mi corregge se dimentico qualche cosa o peggio ancora sbaglio. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori, grazie anche a voi che avete sacrificato una domenica per aiutare a crescere il movimento romano, questo per noi è sempre molto importante. Ci sorprendiamo ogni volta, però effettivamente anche noi ci vediamo come attivisti. Bene parlare di organizzazione e comunicazione, quindi ci concentriamo su questi due punti. Bene parlare di organizzazione perché effettivamente, è già stato detto in precedenza, è essenziale per riuscire a raggiungere determinati obiettivi. Quindi vanno bene le iniziative che stiamo spingendo ad ogni livello, per esempio sulla redazione di linee guida, di codice etico, tutto quello che va nell'ottica della semplificazione, volta anche a raggiungere obiettivi chiari e poi a comunicarli. Questo è fondamentale, quindi chiarirci un po' le regole del gioco. Sui tavoli di lavoro, molto importanti secondo noi sono due esperimenti che stiamo facendo, e qua mi faccio un po' alla critica, o meglio alla criticità sollevata da Monica. Cioè, nei tavoli di lavoro comunali stiamo cercando di inserire, in alcuni casi sono già inseriti, tavoli di lavoro e cittadini, sono inseriti anche portavoce o referenti municipali. Quindi laddove affrontiamo una tematica, lo stadio, il patrimonio, la scuola, qualsiasi cosa sia che arriva a livello cittadino, viene coinvolta, viene condivisa immediatamente tra portavoce comunale, tavolo di lavoro comunale e referenti municipali. In questo caso riusciamo anche a non arrivare tardi sull'espressione parere dei municipi, che chiaramente hanno prima di noi gli arriva la delibera. Quindi, per esempio, questo accade per il tavolo scuola e in parte sta accadendo per il tavolo urbanistica, dove abbiamo 4 referenti municipali. Quindi noi invitiamo anche gli altri referenti dei municipi, in modo tale che abbiamo nel polo urbanistica, dove abbiamo architetti, ingegneri, esperti, a supportare l'intera compagine. Sempre per quanto riguarda l'organizzazione, forse tutti voi lo sanno, abbiamo anche noi un gruppo a 33, i 29 municipali più 33, nel quale, un gruppo web nel quale cerchiamo di confrontarci proprio su queste cose operative, quindi sulle delibere, le mozioni e tematiche analoghe. Molto importante il raccordo con il gruppo social, e ultimamente abbiamo fatto un nuovo incontro, secondo me molto importante, nel quale abbiamo un po' migliorato la nostra relazione, diciamo, una relazione tra noi portavoce e il gruppo social, che sta facendo un grande lavoro, mi dispiace ammetterlo perché poi litighiamo sempre con loro, però. E a questo punto approfitto anzi per smentirli, ecco, già immagino Repubblica domani che pubblicherà spaccatura del Movimento 5 Stelle, ma è del tutto falso quello che hanno detto prima di noi, perché non è vero che uno vale uno nel gruppo social, loro valgono uno e noi siamo assolutamente sottoposti alle loro decisioni, però numeri alla mano devo dire che hanno ragione loro, e quindi noi volentieri continuiamo a essere sottomessi perché la competenza vale. Per quanto riguarda il gruppo web, molto importante anche questa, la collaborazione che stiamo migliorando, quindi si occupano del sito, il nostro unico sito, unico blog, beppegrillo.it/eccetera eccetera, sintetizzato nell'altro indirizzo che è roma5stelle.it, che rimanda sempre all'unico blog ufficiale sia per i consiglieri municipali che comunali. Sta migliorando il nostro rapporto anche perché abbiamo, e questa è una buona notizia degli ultimi 6 mesi, migliora moltissimo il rapporto tra noi e il gruppo tecnico nazionale. Quindi quando facciamo richieste di natura informatica al gruppo della Casaleggio abbiamo risposte estremamente rapide. Adesso siamo ancora in attesa di un'altra richiesta, ma grosso modo abbiamo notato rispetto al passato un miglioramento. A proposito di questo, abbiamo richiesto l'attivazione del forum sul sito Beppe Grillo, perché ciascun gruppo locale in Italia
ha un forum fatto di utenti esclusivamente certificati proprio su beppegrillo.it. Si vede nella lista forum a destra entrando nel movimento, tutti tranne Roma. O meglio, Roma ne aveva uno, ma era bloccato da diversi anni. Gli ultimi post sono, mi sembra, di Marco Giustini. Forum non attivo, quindi abbiamo chiesto, stiamo richiedendo e sollecitando la riattivazione. Quello potrebbe essere un ottimo luogo, a nostro avviso, per dialogare tra di noi attivisti, tra di noi portavoce e anche con gli altri livelli. Mi rifaccio poi a alcuni spunti. Primo, l'archivio documentale, già online da agosto scorso, negli ultimi mesi lo stiamo popolando, quindi abbiamo, e questo è un caso unico nelle forze politiche romane, i partiti si guardano bene dal farlo, cioè sul nostro sito c'è un'area, archivio documentale, in cui abbiamo tutti quanti gli atti che abbiamo fatto. Quindi l'accesso agli atti, qual è stata la risposta, l'interrogazione, la risposta, questo è molto importante, perché spesso ci chiediamo, ma cosa avete fatto sui roghi tossici, cosa avete fatto sulla scuola, cosa avete fatto su questo? Molte di queste cose sono già online da un anno, e sta proprio nella home page in alto su documentazione. Anche qui chiaramente dobbiamo aiutare soprattutto i municipali, che sono pochi, a completare questo archivio, che è molto corposo. Mi rifaccio poi al discorso della partecipazione. Ben vengano incontri come questi, in realtà lo diciamo ogni volta, poi ogni volta passa qualche mese, ben vengano questi incontri così come altri incontri, ad esempio quelli tematici. Un'idea nata, lo diciamo tranquillamente, non da noi ma dal gruppo social, ne parlavamo anche prima con Pietro, cioè possiamo capire quali sono le priorità, per esempio, dei nostri iscritti, la rete online con dei post, e sulla base delle priorità tirare fuori un tema sul quale organizzare un incontro proprio su quel tema e capire insieme cosa fare, una campagna mediatica online, farla nei territori, quindi fare incontri esclusivamente tematici, in aggiunta a questi chiaramente, non in sostituzione a questi. Poi sulla parte organizzativa finisco con, riprendendo la metafora fatta dall'odiatissimo gruppo social, che è quella della metafora bellica della compagine organizzata. Per dirne una, noi domani andremo a dare una mazzata, speriamo finale, a un'azienda che fa affari col Comune di Roma e che ci porta la mafia a Roma. Naturalmente con una buona organizzazione forse riusciamo a fare qualche cosa. Senza una buona organizzazione, oltre al fatto che ci sparano, rischiamo di farli morire di risate. Quindi per noi l'organizzazione, di noi portavoce con voi, è fondamentale, è di vitale importanza per arrivare all'obiettivo. Passo alla comunicazione, qui sarò estremamente più rapido. Partiamo da un dato di fatto. Al banchetto una signora mi ha detto: ho cambiato casa, non ho più la connessione, sono stato un mese senza connessione online, il Movimento 5 Stelle Roma è sparito. Perché sul TGR regionale non passate mai, perché sui primi tre giornali romani non passate quasi mai, o una o due volte al mese. Questo è un problema, questo è un grande problema. Quindi naturalmente partiamo da questo dato di fatto. Cosa abbiamo fatto? Finalmente siamo riusciti a dotarci di un addetto stampa, cioè un dipendente comunale che dopo 14 mesi, 13 mesi siamo riusciti a trovare. Questo ha incrementato un po' la nostra presenza sui giornali, sui quotidiani importanti romani. Tenendo sempre conto qual è la situazione. Noi un anno e mezzo facciamo una battaglia contro la svendita del patrimonio. Se vedete Repubblica e Messaggero degli ultimi giorni, si parla solo di Marchini, cioè vale a dire del consigliere capitolino più assenteista dell'universo. Io l'ho visto, penso, tre volte in un anno, l'ho visto che gioca con l'iPad per qualche minuto prima di andare via. Quindi questo naturalmente è un problema. Dobbiamo migliorare, e l'abbiamo detto prima, la nostra produzione tramite il gruppo social, cioè dobbiamo migliorare noi portavoce attraverso i nostri portavoce del gruppo social. Stiamo cercando di lavorare meglio anche con gli altri livelli, con gli uffici stampa del regionale e del Parlamento. Siamo anche stati qualche volta in Parlamento per parlare con gli esperti di comunicazione, anche per cercare di capire e di migliorare. Anche in questo caso, come nel precedente organizzazione, ciò che conta è la partecipazione. Lo so che ripetiamo sempre la stessa cosa, ma assolutamente non è uno slogan vuoto. Partecipazione vuol dire anche attivisti che ci portano il contributo, sia attraverso i tavoli, ma anche attraverso singoli contributi. Vi faccio due esempi e poi chiudo. Quando abbiamo organizzato la conferenza stampa su Mafia Capitale, che è stata la più seguita in assoluto
addirittura c'è stata una lista tra giornalisti per accedere dentro al Campidoglio, una cosa raramente accaduta. Uno di voi, tra l'altro, l'ho visto anche, Massimo, l'ho visto prima che si aggirava nella sala, ci ha suggerito, eccolo in fondo, Massimo Nazza, ci ha suggerito di portare delle arance mentre parlavamo ai giornalisti di Mafia Capitale. Bene, le arance sono state riprese e riportate nella rassegna stampa di Mezzo Mondo, stavano anche sul sito della BBC. Quello è stato un contributo molto importante, un esempio di partecipazione che ha portato a un risultato. O anche adesso lo vedremo, grazie al gruppo social, e poi verrà allargato, per le veltroniadi. C'è una sorta di, faremo una sorta di campionato tra tutte le veltronate fatte dal nostro amatissimo ex sindaco. Qui sarà un vero campionato con degli sedicesimi, ottavi e via dicendo su tutti i macro errori che ci sono costati qualcosa come 12 miliardi di euro fatti da veltroni. Anche lì sarà un modo per voi, per noi, per sbizzarrirci e dare contributi per far emergere questo orrore che abbiamo avuto qui a Roma, ma che troppo poco ricordiamo. Grazie. Comunicazione di servizio, chi mi ha preso la penna, se per favore me la restituisce. Onestà. Per i parlamentari, Massimo Baroni. E Roberta Lombardi. Allora, io e Roberta non ci siamo preparati un vero e proprio intervento, in quanto eravamo stati semi minacciati di metterci qua in posizione d'ascolto all'ultima fila. E no, a parte questa battuta, per me è stata veramente una grande sorpresa e sono veramente contento di essere venuto e di essere restato fino a quest'ora, perché comunque non sto molto bene, come si sente dalla voce, e avevo programmato di andare via insieme a Boccuzzi a Luna. In verità sono rimasto anche perché mi interessavano i temi, in particolare dei tavoli tematici, insomma, che avete esposto fino adesso. Io mi sono fatto una breve scaletta con cui resterò, se fai partire il tempo, in cui resterò per pochi minuti e poi passerò la parola a Roberta in modo che possa completare quanto mi sono dimenticato o correggere ciò che su cui magari sbaglio. Allora, i ringraziamenti sono ovviamente fondamentali. Io avevo un sentimento di stanchezza psicofisica. Veniamo da una settimana di opposizione durissima alla riforma costituzionale, in cui ovviamente non è passato nulla, tranne noi pochi che conosciamo che cosa è successo alla Camera, perché si è sentito dal coretto. E ricordiamo a tutti che siamo partiti con 9 parlamentari romani, in questo momento siamo a 7. Era sempre stato previsto un 20% circa da chi ha organizzato questo straordinario movimento di parlamentari che sarebbero fuoriusciti, per cui direi che dopo 2 anni e mezzo, per quanto mi riguarda, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti per quanto riguarda sia le forze centripete che le forze centrifughe. Un particolare ringraziamento vorrei fare a livello regionale, che non sono qui presenti e saranno loro poi a parlare per quanto li riguarda, ma almeno nel lavoro anche mio personale, occupandomi di sanità con Porrello e Barillari, ma con tutto il gruppo, viene fuori un grande affiatamento. Quindi vengono fuori come un gruppo che fanno anche esempio per il resto dell'Italia. E vengo ai punti un po' più noiosi. Quando molto spesso ci arrivano delle richieste dai tavoli, anche pochi dai tavoli, molto spesso dai singoli, da tutta Italia, di fare un'interrogazione
Dobbiamo ricordare che un atto parlamentare è un atto complesso, come ben sanno i portavoce municipali e comunali e tutti quelli che si sono spesi per fare delle interrogazioni. Spesso a livello nazionale non basta una fonte sola, perché un atto parlamentare si può fare o con un copia e incolla, in cui si prende un identico atto parlamentare e lo si copia e incolla, oppure si può fare uno studio comparativo. Lo studio comparativo richiede o un team che sa già lavorare in gruppo, oppure te lo fai da solo con i tuoi collaboratori. Un esempio per quanto mi riguarda è stata una proposta di legge sul gioco d'azzardo, in cui c'è stato uno studio comparativo di 19 proposte di legge, di cui molte delle quali anche fatte da associazioni e da territori, proprio perché ti prendi una responsabilità di portare avanti una battaglia e cerchi di farlo nel migliore dei modi. Un'interrogazione quindi è un atto pubblico e richiede due livelli che voi conoscete bene, ma dobbiamo ricordarlo. Uno è il livello divulgativo comunicazionale, cioè verso l'esterno, e l'altro è il livello invece a cui bisogna affiancare, su cui Roberta anche si è molto specializzata, perché fa esposti e denuncia come se fossero delle, come se distribuisse caramelle, addirittura ti dà anche meno di 24 ore per dare la firma, se non la chiude la deposita. L'ultima delle quali infatti non ci sono, sto ancora mangiando le mani perché per 24 ore non ho visto la chat e ci ha tagliato fuori a me e a Federica Daga su un esposto denuncia invece molto importante. Senza il primo e il secondo livello, l'interrogazione è non per cattiveria e non per dare un giudizio morale, ma per i fatti, rimane per i fatti, cioè nel senso come livello di capacità di rappresentare una battaglia, è nullo, nel senso che senza il livello divulgativo e senza il livello dell'esposto denuncia, quindi divulgativo giornali come diceva Frongia e comunicazione via web, risulta nullo e risulta purtroppo una marchetta, cioè alcuni nostri colleghi hanno anche 90 interrogazioni parlamentari, ma credo che comunicare 90 interrogazioni parlamentari non ce la fa nessuno a renderli ricevibili. Quindi per quanto riguarda il lavoro che nazionale, municipale, comunale, regionale, se ognuno di noi ha uno strumento in casa, un oggetto e non sa dove si trova, e come non averlo, per cui anche il problema dell'archivistica o di archiviare o di rendere divulgativo e disponibile, noi ci stiamo migliorando sicuramente come portavoce ad essere più divulgativi ed ordinati, ma sicuramente la confusione all'inizio l'abbiamo subita, no? Siamo stati investiti da questa onda d'urto. E le slide sono sicuramente un ottimo livello per passare il testimone da un lavoro all'altro, da un tavolo municipale a un altro, per cui chiudere un lavoro e fare delle slide significa aver chiuso una fase di un lavoro che può essere poi girato al tavolo sociosanitario di Genova o a tutta la commissione affari sociali, che per esempio prende atto e viene sensibilizzato su un lavoro. Quindi le slide, secondo me, come fate anche qua, sono fondamentali. E essere un gruppo unito, la Commissione Affari Sociali alla Camera è un gruppo unito, non abbiamo particolari comunicatori, ma avete visto quanto è importante, anche dal vostro feedback, riuscire ad essere un gruppo unito. Non è facile, ci si lavora giorno per giorno. I portavoce fondamentalmente all'interno di 50 sfumature di grigio si dividono in portavoce connettivi e portavoce comunicativi. Dobbiamo riuscire a capire la bellezza e la forza di entrambe le due, i due opposti all'interno dei quali si collocano tutti i portavoce, cioè chi porta l'acqua con l'orecchio come gli attivisti e chi è poi dopo dentro la piscina che è stata riempita con quest'acqua poi ti fa il tuffo, perché c'è bisogno anche di quello. Scusami, adesso passo subito la parola. Quindi grande risalto alle idee, scarso risalto, purtroppo lo sapete tutti, a chi rende le idee attuabili. Su questo stiamo lavorando tutti insieme, restiamo uniti e passo la parola a Roberta. Grazie, moderatore, non so. Niente, gli ho bruciato il cuore. No, ce le devo raccontare. Allora, le slide funzionano perché il nostro amato Presidente del Consiglio fa tutto sulle slide, quindi devono funzionare per forza. E, no, a parte le battute,
Allora, assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Max, anche perché me l'aveva già detto che avrebbe detto questo. E quello che vi volevo portare come esempio invece di vita vissuta è, come diceva anche Danilo prima, una best practice che noi, che a me è capitato fortunatamente di riuscire a mettere in piedi, ma perché sono gli attivisti che mi hanno cercato e mi hanno tampinato e non mi abbandonano più ormai da 2 anni praticamente. Ed è nato tutto casualmente da un problema del territorio, dal terzo municipio dove io sono, dove io abito, dove insistono molti degli immobili, le casse previdenziali privatizzate, le casse professionali. Da un problema del territorio si è formato un gruppo di studio fatto da attivisti e professionisti. Abbiamo fatto un lavoro enorme in questi 2 anni di studio, di denuncia, di accesso agli atti, di esposti, veramente ormai faccio esposti col gomito sinistro praticamente, e qualcuno di questi inizia ad avere anche i suoi esiti, i suoi risultati, perché siamo riusciti a far sompare già 3 teste importanti. Sono tutte cose che non leggerete nei giornali ovviamente. Però insomma il lavoro ben fatto, un lavoro di team, si vede e i risultati li porta, ed è fondamentale per noi, perché noi appunto abbiamo un livello nazionale di competenza e a noi si rivolge qualunque cittadino, con però una forma ancora un po' delegante del problema. Cioè io arrivo e ti dico: guarda, ti devo denunciare questa cosa, piuttosto che sta capitando questa cosa, e ti lasciano sul piatto, tiè, mo' è roba tua. ma non funziona così. Cioè funziona così la vecchia politica, dove tu vai col problema dal politico, ti raccomandi, lui te lo risolve, e in genere quel rapporto di gratitudine che poi si trasforma in voto di scambio praticamente. Movimento 5 Stelle, la politica che vogliamo fare noi non funziona così. Tu vieni da un portavoce, quindi da qualcuno che deve portare la tua voce a qualunque livello istituzionale, e seppure non hai la soluzione, lavori in prima persona perché si arrivi magari insieme alla soluzione. Noi possiamo mettere a disposizione un collaboratore che magari te lo traduce in un atto parlamentare piuttosto che in una proposta di legge, possiamo mettere a disposizione un ufficio comunicazione che riesca... Sono già passati 5 minuti veramente? No. E quindi insomma si fa team, perché l'esperienza della politica fatta con il movimento deve servire a far sentire i cittadini protagonisti in prima persona della vita pubblica. La vita pubblica significa anche avere un problema e iniziare a rimboccarsi le maniche per risolverlo. Questa era la cosa fondamentale, quindi volevo portarvi questo esempio. Un'altra cosa che sta secondo me funzionando, che abbiamo con difficoltà messo su in questi mesi, è la rete tra portavoce. Cioè stiamo cercando di sfruttare ogni livello, a partire dal municipale ad arrivare all'Europarlamento, per affrontare una tematica in maniera trasversale e in rete. Noi come portavoce parlamentari abbiamo l'immunità sugli atti parlamentari, abbiamo detto: usate noi come scudo umano a chi non gode dell'immunità, perché negli atti di sindacato ispettivo noi possiamo andare a fare determinati tipi di denunce che poi vi danno la possibilità di poterle riportare sul territorio senza incorrere rischi legali. Quindi fare rete tra portavoce, ma soprattutto fare rete con i cittadini, perché come sapete noi da soli non valiamo assolutamente meno che 0. Grazie. Grazie a voi. Franci. Per il Parlamento Europeo, Massimo Castaldo e Dario Lamburano. Dario Tamburrano, che è tornato da Ritorno al Futuro. Buonasera a tutti, e innanzitutto volevo cominciare con un grandissimo ringraziamento agli organizzatori che hanno permesso questa giornata di confronto e di dialogo. Ho sentito tante belle idee e tanto entusiasmo per continuare a ripartire e con il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni, e soprattutto un ringraziamento anche a tutti i nostri portavoce comunali e municipali, perché alle volte, lo dicevo ecco prima all'inizio di questa giornata,
noi tendiamo giustamente a vedere anche i difetti, le criticità, quello che manca e quello che può essere perfezionato, ma noi abbiamo anche la possibilità e la fortuna di girare in altre parti d'Italia, sia all'interno del collegio con le altre regioni e sia anche in altre regioni al di fuori del collegio, in cui effettivamente ci sono situazioni alle volte sgradevoli e alle volte veramente complicate e ardue da accettare per chi crede fermamente nell'esigenza e nella necessità del Movimento 5 Stelle all'interno della società italiana. Io invece devo dire che Roma, nonostante i problemi logistici, nonostante alcuni passi che vanno sicuramente fatti per migliorare il coordinamento tra i vari livelli, a mio modo di parere è comunque una piccola oasi felice che sta tanto più avanti anche per gli sforzi che sono stati fatti in questi mesi per mettere a sistema adesso i nostri portavoce in tutti i vari livelli, partendo dal municipio che è quello più quotidiano e vicino al cittadino, per arrivare fino al Parlamento europeo. E quindi il più grande applauso lo faccio, vorrei che fosse fatto a loro che fanno questo sforzo e lavorano anche spesso senza staff o solamente con l'appoggio dei tavoli che nei limiti del possibile cercano di sostenerli, e li ringrazio veramente di vero cuore. Per quanto riguarda il nostro lavoro a Bruxelles e anche la ricaduta che ha, l'impatto diretto sul territorio, mi ricollego un attimino all'intervento che aveva fatto prima di me Giacomo Balestrieri, che è il nostro coordinatore del tavolo politiche dell'Unione Europea, perché noi stiamo cercando di portare avanti, nonostante la difficoltà della distanza geografica, che ha comunque un suo impatto, e la grandezza anche del collegio che abbraccia quattro regioni, un progetto di formazione e informazione per quanto riguarda la tematica dei fondi, cercando di mettere a sistema tutte quelle competenze che noi abbiamo già qui in loco tra persone che per varie motivazioni, sia di formazione professionale o di studio, di esperienze lavorative, hanno avuto a che fare con la tematica dei fondi, e il nostro lavoro lì. Ad esempio anche il nostro collega Marco Valli, che sta in commissione CONT, controllo dei bilanci, ha effettuato uno studio tirando fuori una serie di spese e di finanziamenti che sono stati erogati nel corso dell'ultima programmazione 2007-2013, e grazie a questi dati noi li gireremo, in parte sono abbastanza, ancora non sono pubblici perché ci stiamo lavorando, li stiamo organizzando nel modo migliore per renderli fruibili, li gireremo ai nostri consiglieri regionali e agli eventuali altri attivisti di questo tavolo che vogliano collaborare per il progetto, per andare a verificare come sono stati spesi finora, cioè andare ad intaccare quelle manovre clientelari, perché di questo si tratta, purtroppo è giusto dirlo, che finora hanno permesso a esponenti di della politica regionale di crearsi dei bacini da utilizzare poi per far quasi passare l'idea che ciò che è un nostro diritto in realtà è un favore che deve essere concesso solamente se si va a tirare il gonnellino o la giacchetta del politico regionale di turno. Non è così, e noi vogliamo operare quindi da una parte critica per andare a vedere come finora sono stati gestiti, e in base a questo abbiamo fatto anche in collaborazione con l'USBE e altri soggetti una interrogazione con una conferenza stampa alla Commissione Europea con una richiesta di procedura di infrazione che poi è stata presentata direttamente da loro. Poi c'è la fase, come dicevo prima, costruttiva e propositiva, formazione e informazione. Fare eventi sia a Bruxelles ma anche qui, soprattutto sul territorio, accessibili a tutti. Cercheremo poi di studiare le varie soluzioni, se farne alcuni mirati magari soltanto per le piccole e medie imprese, se farne altri per gli agricoltori, altri ancora per quanto riguarda la mobilità, e in questo modo, come diceva anche prima Roberta, far crescere la base e far camminare con le proprie gambe chi ha un'idea, perché lo spirito del Movimento 5 Stelle non è concedere un favore, come diciamo prima, ma è condividere la ricerca di una soluzione. È con questo approccio che noi vogliamo portare avanti il mandato e il contatto con il territorio. Per quanto riguarda poi un altro aspetto delle nostre relazioni, sono quelle chiaramente la richiesta di interrogazione di competenza dell'Unione Europea, anche lì c'è tutto uno studio che noi dobbiamo effettuare per capire se la singola segnalazione rientra all'interno delle competenze UE che sono enumerate, le dicono i trattati, cioè in particolare il trattato sull'Unione Europea, e ove lo ravvisiamo, l'idea è sempre di lavorare insieme a voi, noi con il nostro staff e con il cittadino, per fare in modo che queste istanze vengano ascoltate. E fortunatamente devo dire che nell'UE c'è molta più attenzione rispetto a quella
che c'è malauguratamente da parte delle autorità italiane, e si riesce a ottenere anche, come Dario potrà sicuramente raccontare, delle risposte anche in tempi non biblici, come accade qui. No, almeno rispondono. Almeno rispondono, esatto. Da adesso hanno anche inserito sul portale il sistema... 4 minuti? Ok. Allora, hanno inserito anche sul portale l'ex europeo questa nuova peculiarità, in cui noi potremo mettere quei pochi report legislativi sui quali possiamo essere relatori, per consentire al cittadino di prenderne visione e darci degli altri input e suggerimenti, integrando con il materiale che voi ci date, che ci fa sempre piacere. Da ultimo un brevissimo riferimento e poi lascerò la parola a Dario per quanto riguarda Mafio Capitale. Il nostro lavoro sulla legalità è forte. La nostra coordinatrice anche in commissione Libe, Laura Ferrara, col contributo di tutti noi, ha fatto un'interrogazione per chiedere a questa commissione Juncker di impegnarsi non soltanto sul tema della lotta alla criminalità organizzata in senso stretto, ma anche in senso più largo, perché non c'è lotta alla criminalità organizzata che tenga se non c'è lotta al riciclaggio di capitali, se non c'è lotta all'evasione fiscale. Certo, ci rendiamo conto che un personaggio come Juncker è assolutamente all'antitesi rispetto a quello che dovrebbe essere il ruolo di un presidente della commissione, per via del conflitto di interessi palese che ha come ex primo ministro del Lussemburgo. Ma noi saremo lì, abbiamo votato da poco una commissione che non sarà di inchiesta, ma sarà una commissione comunque speciale che si occupi dello scandalo LuxLeaks, e continueremo con il fiato sul collo. Posso magari poi la parola a Dario per parlare di altri aspetti sempre pratici. E grazie a tutti voi. Io rinnovo i ringraziamenti di Fabio, perché io e Fabio viviamo una situazione, diciamo, particolare e in qualche maniera insomma veramente piacevole, perché fortunatamente né io né lui abbiamo conflitti con il territorio, cosa che nel Movimento 5 Stelle purtroppo non sempre è una cosa scontata, anzi quando veniamo qui a Roma in qualche maniera ci rigeneriamo, perché riceviamo il calore e l'affetto da parte di tutti. Attaccalo forse qua. Come lo stacca? Che vuol dire? Si va a tratti. C'è le mani magnetiche. Gomblotto. Quindi questo sicuramente ci fa lavorare molto meglio rispetto ad altre situazioni. E tra l'altro io e Fabio siamo gli unici tra gli eletti che veniamo sullo stesso territorio, e fortunatamente che lui collaboriamo e non abbiamo conflitti tra di noi, cosa che anche questa non era affatto scontata. E detto questo, la situazione al Parlamento europeo ho avuto modo di illustrarla quando magari con qualcuno di voi ci siamo incontrati, incontri municipali, incontri singoli. Il Parlamento, ripetiamo, non ha un'attività legislativa vera e propria, e questo noi vogliamo ripeterlo ai molti che ci scrivono chiedendo che si facciano delle leggi o che si creano delle direttive. Il Parlamento europeo non si occupa di questo, purtroppo, perché non ha l'iniziativa legislativa, ma un'iniziativa di colegislazione. Quindi quello che noi possiamo fare è modificare, emendare prima in commissione e poi prima del voto in plenaria quello che purtroppo arriva dall'alto, cosa che può sembrare limitata, però ha anche le sue importanza, perché per esempio nel caso del TTIP, che è il Trattato del Commercio Transatlantico, è una cosa che dovrà passare nel Parlamento, e il Parlamento avrà il suo ruolo fondamentale, perché comunque sarà in grado con il suo voto di dare il via libera o meno a questo trattato scellerato. Ho fatto un esempio, ma questo vale per qualsiasi altra cosa: la risoluzione sulla Palestina, le strategie di sicurezza energetica dell'Unione Europea, tutto quello che l'Unione Europea decide comunque passa per il Parlamento, quindi un Parlamento morso ma non del tutto ininfluente. La situazione politica nella quale noi ci siamo trovati di fronte è che non siamo partiti da zero, ma siamo partiti da meno 100, perché prima del nostro arrivo c'era stata la solita campagna stampa, anche dalla stampa estera, diciamo, di discredito nei nostri confronti, descritti come populisti, senza proposte, nazisti e quant'altro. E con il nostro lavoro, in soli 6 mesi, siamo riusciti a guadagnarci il rispetto da parte degli altri colleghi che stanno in Europarlamento, stranieri e, devo dire, anche, lo affermano in privato, anche italiani. Quindi questo è un successo doppio.
molti degli eurodeputati italiani hanno avuto il coraggio di affermare: non pensavamo che dei 5 Stelle eletti in Europa avessero questo livello di preparazione e di impegno sul pezzo all'interno delle istituzioni, cosa comunque riconosciuta anche dai colleghi esteri. E dato che il Parlamento europeo funziona con la colegislazione, lavoriamo spesso con altri gruppi politici o con altri deputati di altri gruppi politici, perché firmiamo insieme interrogazioni o emendamenti sulle singole proposte legislative che arrivano in commissione o in plenaria. E questo è già un successo, perché c'è un'altra caratteristica del Movimento 5 Stelle. Il nostro è un soggetto politico completamente nuovo all'interno del Parlamento europeo, ma non nuovo perché si è fatto un nuovo soggetto politico, è nuovo perché si basa su impostazioni completamente nuove. Quindi noi, in qualsiasi gruppo politico fossimo andati, lo dico con certezza, dopo 6 mesi comunque avremmo comunque avuto qualche problema, perché è il nostro modo di lavorare che è completamente diverso da tutti gli altri che ci stanno intorno. E in qualche caso stiamo suscitando l'ammirazione di alcuni colleghi di qualsiasi parte politica, di qualsiasi paese, il quale stanno vedendo che c'è una novità in Europa. Chissà se questo non porterà poi negli anni a qualche fenomeno di emulazione che noi ci auguriamo, perché anche il nostro obiettivo è quello di portare il modello del 5 Stelle anche in altri paesi membri. Un lavoro di lungo periodo, ma abbiamo 4 anni e mezzo per portarlo avanti. Altra cosa che volevo aggiungere relativamente all'attività sul territorio: noi viviamo e soffriamo abbastanza della distanza, perché stiamo in genere dal lunedì al venerdì o dal martedì al venerdì, comunque quei 4-5 giorni a Bruxelles o a Strasburgo. Un giorno della settimana lo viviamo negli spostamenti, quindi a volte rimane non troppo tempo per mantenere rapporti col territorio, perché è una questione semplicemente logistica. Non viviamo qua, viviamo fuori. Seguiamo attentamente quello che succede qui a Roma, al Parlamento europeo e a livello dei municipi. Poi ci sono le nostre chat dei municipali, comunque a volte non interveniamo ma rimaniamo costantemente informati. E il nostro desiderio è che si crei una collaborazione più stretta tra i vari livelli, collaborazione che è del tutto necessaria, in modo particolare tra il livello regionale, nazionale e con l'Europarlamento, perché finora ci sono stati anche dei fenomeni di scollamento su determinate decisioni, temi e prese di posizioni, cosa che sicuramente non dà una buona immagine in Europa e in Italia. E quindi io e Fabio stiamo lavorando per costruire questo coordinamento, affinché la voce del 5 Stelle in Italia e in Europa sia una, non che ci siano due posizioni differenti, cosa che invece a volte accade negli altri partiti. Tornando sempre all'attività sul territorio, io volevo innanzitutto comunicarvi e chiarire il fatto che noi come eurodeputati abbiamo dei fondi per l'attività di rappresentanza locale, fondi che non possiamo semplicemente non utilizzare e vanno in un calderone del quale poi noi non possiamo decidere l'indirizzo. Ricordiamo che l'Italia già restituisce 9 miliardi di euro di fondi non utilizzati, e quindi questi fondi che noi abbiamo per la rappresentanza locale, io e Fabio, come altri nostri colleghi del Movimento 5 Stelle, abbiamo deciso di utilizzarli per quelli che formalmente sono uffici di rappresentanza locale, che nella visione classica del politico di una volta era il classico ufficio con la scrivania, la libreria, dove uno magari andava a incontrare i portatori di interessi, le lobby e fare i soliti magheggi che noi conosciamo. Noi non intendiamo assolutamente utilizzare questi fondi e questi locali per queste attività, ma sono dei punti, saranno dei punti di riferimento per chiunque sul territorio voglia organizzare delle riunioni o delle assemblee o dei gruppi di lavoro, perché riteniamo che sia anche ormai, essendo un soggetto politico di rilievo, a volte incontrarsi nei bar, essere costretti comunque a consumare per fare una riunione in delle situazioni comunque diciamo disagevoli, senza una stampante, senza un archivio, senza niente, può rendere più disagevole quella che è poi in realtà l'attività.
Quindi sia io che Fabio stiamo lavorando per questi locali e li metteremo a vostra disposizione chiaramente. Grazie. Essendo chiaramente dei locali sotto la nostra responsabilità, ci saranno delle persone di nostra estrema fiducia che potranno dare l'accesso e comunque evitare che si creano delle situazioni imbarazzanti. Insomma, non possiamo aprire le porte a chiunque ce li chieda, anche perché noi, stando a distanza, a volte non sappiamo più l'attivista che fa, che non fa, che posizione ha. Quindi ci saranno delle persone, il nostro riferimento, che possono essere i portavoce nazionali o gli eletti nei municipi, che magari ci avviseranno quando servono questi locali. Ma anche quei curriculum, no? Quelli che ti mandano un curriculum. I famosi curriculum che... No, questo è semplicemente per chi avrà la possibilità di aprire un meno. Cosa? Non capisco. È una disponibilità logistica. È una disponibilità logistica. Niente. No, no, noi per quanto riguarda l'assunzione dei collaboratori abbiamo lavorato sempre a livello di curriculum, quindi abbiamo a volte assunto persone del movimento, a volte no, ma basandoci esclusivamente sul curriculum, perché dare comunque la priorità a persone del movimento può essere giusto da una parte, però dall'altra parte ci trasformiamo in un partito uguale agli altri, quindi comunque ritengo che sia sempre il curriculum delle persone che faccia fede. Poi se chiaramente una persona del 5 Stelle è un plus, ma dare la priorità a prescindere andava a creare una sorta di meccanismo di tipo partitico dove si assumono solo tra di loro. E infatti i nostri collaboratori, qualcuno del 5 Stelle, qualcuno non è, ma devo dire che conoscendoci anche chi è un 5 Stelle, l'abbiamo conquistato e l'abbiamo questo portato dentro, diciamo. È un altro diciamo successo, perché a volte noi abbiamo un problema del 5 Stelle, a volte chi non è all'interno del 5 Stelle non riesce a capire poi in realtà che facciamo. Devo tagliare. Vabbè, diciamo che abbiamo detto... E qualsiasi domanda, io e Fabio rimaniamo qui e sì. Ci siamo. Siamo qui e insomma... contiamo prestissimo di mettervi a disposizione questa ulteriore risorsa per permettere a noi alla base di interfacciarci meglio e di fare un ottimo lavoro da e per il territorio. Grazie a tutti. Dico un'ultima cosa, l'attività politica dell'eletto del 5 Stelle non è politica in senso lato, ma è in senso stretto, ma è politica in senso lato, quindi questi luoghi sarebbe anche nel nostro piacere che diventano dei luoghi di formazione, perché ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è nato come evoluzione culturale e quindi noi dobbiamo anche tornare a fare seminari, laboratori, formazione per crescere e portare avanti determinate cose come era al principio. Allora, siamo quasi giunti al termine, quasi. Adesso viene il bello. Allora, adesso viene il bello. Io ho la sensazione ogni volta che si finisce un evento, e questo è stato un evento impegnativo perché è da questa mattina che siamo qui, che poi uno torna a casa e dice sì, vabbè, ma adesso, ecco, vorrei che ci fosse un adesso. Ci diamo un appuntamento? No. Allora, io innanzitutto vorrei riepilogare tutte quelle che sono stati gli input che abbiamo raccolto sia dai municipi che dai tavoli di lavoro. Dopodiché vorrei dare lettura insieme ad Adriano, che è qui con me, di alcune domande, perché ci sono delle domande a tema sull'evento, altre che magari erano riferite esclusivamente ai municipi e ai tavoli di lavoro, ai quali abbiamo già girato la vostra domanda, ma esulano un pochino da quella che vuole essere la tematica legata al giorno di oggi. Problematiche comuni sono l'importanza di una piattaforma unica di discussione con ruoli a rotazione, trasparenza di incarichi
e l'assoluta mancanza di proprietà dei dati, degli iscritti, degli strumenti e dei domini. Il Movimento 5 Stelle non deve appartenere a nessuno tranne a se stesso. Non ci può essere un richiamo a qualcuno che poi gestisce invio di mail, invio di dati. Tutto deve essere molto più fluido e molto più semplice. Un'alternativa possibile ad internet per arrivare a coloro che non utilizzano lo strumento del PC. Prima soluzione è quella dei giornali del Quadranti, che mi sembra una possibilità che possiamo in qualche modo condividere in più persone in modo da alleggerire gli incarichi. La seconda è una postazione fissa dove in qualche modo i residenti poi ci possano trovare. E le ultime parole che ci hanno riportato Dario e Fabio in fondo ci potrebbero anche far orientare verso una possibile soluzione. Un database delle competenze, una circolazione delle idee, la condivisione dei contenuti, la comunicazione e la condivisione di cervelli e trasversalità dei tavoli e della conoscenza. Tutti questi obiettivi logicamente dipendono da noi e come poi vogliamo lavorare per raggiungerli, ma di questo l'affronteremo un problema più avanti. La creazione di una piattaforma in lettura per tutti, ma in scrittura solo per i municipi, perché noi dobbiamo smettere di, passatemi il termine, vomitare le nostre rabbie sui vari blog.com, forum, eccetera, nel senso che a volte ci sono pagine interminabili di interventi che non portano a nulla e laddove invece c'è la condivisione di un qualcosa che dovrebbe portare ad un progetto, ad una soluzione, allora lì quelle pagine restano deserte. Ecco, bisognerebbe cercare di annullare la prima e di lavorare un pochino più sulla seconda, perché talvolta si spreca tempo a difendersi. Io con Adriano ho organizzato questo evento e ne sono molto fiera, ma perché sono fiera di voi che siete presenti qua, perché l'evento non è fatto da noi, da questa parte, l'evento è fatto da noi tutti, ma dovermi difendere del perché io l'ho organizzato, del fatto che io sono la sorella di, del chi mi ha autorizzato, talvolta veramente è uno spreco immane di energie quando l'obiettivo non è litigare tra di noi, ma è fuori da noi. Maggiore omogeneità di format e di grafica, e questo si può assolutamente raggiungere, mancanza di linee guida uguali per tutti, creazioni di cartelle pubbliche in condivisione per una sorta di archivio documentale. A questo punto io penso che sia necessario e fondamentale, una volta che passiamo comunque alle domande, l'idea di creare non solo un tavolo di lavoro perché studi meglio queste problematiche che sono sorte e le metta poi a sondaggio per quelli che sono presenti e per quelli che non sono presenti. Quindi l'intento è, c'è una pagina Facebook e perdonatemi se ancora utilizziamo questo strumento allucinante, che si chiama Organizzazione Assemblea in Movimento. È una pagina chiusa ma aperta a tutti coloro che chiedono di farne parte. Penso che sia fondamentale, una volta che si decide la modalità con la quale creare questo tavolo di lavoro, andare a postare per far sapere a tutti i livelli che si sono raggiunti da parte di questo tavolo, i livelli che abbiamo raggiunto a livello di organizzazione. Quindi la pagina legata all'evento era una pagina aperta a tutti per dare la massima trasparenza e accessibilità per quella che era l'organizzazione di oggi. Ma questa pagina che si chiama appunto Organizzazione dell'Assemblea in Movimento, non so se sia possibile collegarci e far vedere qual è, anche questa aperta a tutti, ma aperta a tutti che hanno voglia di dare un contributo e non a coloro che hanno voglia di dire perché e per come. Leggo le domande insieme ad Adriano. Però ritengo che sia fondamentale, se siamo d'accordo, la creazione di questo tavolo che vorrei che nascesse con il contributo di tutti i municipi, sia di coloro che hanno creduto in questo evento, che di coloro che non ci hanno creduto perché si pensava che potesse fomentare o stravolgere gli equilibri del Movimento 5 Stelle Romano.
non credo che sia stato così, di questo vi ringrazio vivamente, e di conseguenza penso che sia fondamentale andare avanti. Giustamente ci confrontavamo prima con i relatori dei municipi che sono venuti qui in qualità di relatori legati ad un evento specifico, però è importante che ogni municipio dia un proprio contributo per evitare che nessuno resti indietro e nessuno riceva le informazioni giuste. Passo un attimo la parola di nuovo. Grazie Francesca, era soltanto... Va? Va. No? Sì, prova. No, non va. Non prova? Spento? No. Sì, no. Aspetta. Aspetta. 5, 4, 3, 2, 1, 4. No, sì. Sì, grazie Francesca, era soltanto per specificare una piccola postilla, perché poi si corre sempre negli interventi, il tempo è tiranno. Per quanto riguarda l'attività e la disponibilità dei nostri uffici, noi ricordiamo che chiaramente tutte le attività di formazione, informazione, collaborazione con la base, con gli attivisti che verranno, dovranno essere collegate con le competenze e l'ambito europeo, perché giustamente trattandosi di fondi pubblici per noi è essenziale, perché ovviamente le possiamo utilizzare, ma deve essere assolutamente imprescindibilmente collegata a delle tematiche europee. Questo non è un problema, in quanto le competenze dell'Unione in questo momento sono talmente vaste e talmente incisive che secondo alcune statistiche ben il 70% della normativa oggi applicabile nei nostri paesi è di relazione UE. E quindi questo strumento sarà assolutamente a disposizione del movimento nei limiti delle forme in cui dicevamo prima con Dario, ma sempre con questo collegamento da tenere bene a mente, perché lo voglio ricordare, ma per noi tutti è una banalità, è un'ovvietà: la legalità per il Movimento 5 Stelle non è solamente un valore, non è neanche il primo punto del nostro programma, è la precondizione stessa della nostra esistenza come un movimento e come soggetto politico di cittadini liberi. Grazie. Scusate per l'interruzione. Allora, va bene. Giustamente leggiamo tutte le domande per una questione di correttezza di chi l'ha posta e poi risponderà. Oh, te metti là. Forse vieni là. Vieni vicino, vicino. Mettilo. Allora. Tutte, dai. Allora, questa è di Domenico Milano al tavolo accoglienza. Ma un tavolo trasversale come mai deve chiedere il lavoro degli attivisti quando poi lo stesso lavoro non proviene dalla base ma è deciso dallo stesso gruppo senza interpellare chi detiene il simbolo? C'è sta, tavolo accoglienza. Vai. Vai. No, però devi scarico quello, non funziona, non lo so che gli è carico questo. Non si sa perché. Vabbè, intanto. Perché era questo che non funzionava? Allora rispondiamo con questo variante. Comunque questo parte. Era, infatti, non va, va bene, era, la risposta è semplice, penso, cioè è una, non è che tutti gli attivisti di ogni municipio possono convergere in un tavolo, una parte di questi va, due nel caso che avevamo pensato, può essere 20 persone, il tavolo è da 400 persone, altrimenti, se ho capito bene la domanda, se no correggetemi. No. Dice rappresenta, vai. Com'è possibile che non sia tutta quanta la base che decide qua? Interpreto le parole che dovrei fare. Perché non so chi è. Scusate, rimane un secondo, Domenico sta qua, può dire lui che cosa gli significa. Che cosa intendeva veramente? Ho scritto male, ma sostanzialmente ho. Aspetta. E andiamo. Vabbè, fatta male probabilmente, ma volevo dire questo: come mai a differenza di questo evento quegli altri eventi che sono stati fatti non hanno interpellato nessuno e poi a un certo punto
si è richiesta il lavoro degli attivisti in un momento in cui manca qualcosa, va bene, abbiamo bisogno e chiamate i municipi. Cioè, questo è un modo di magari sbagliato, se magari si sapeva prima o tramite portavoce, che ho scritto anche il simbolo tramite portavoce, vabbè, perché è scritto male, potevamo saperlo noi attivisti, c'è la base, di dire sì, c'è sta cosa, siamo disponibili, non dopo, una volta che è fatto, una volta che siamo in difficoltà, che siete in difficoltà come organizzazione. Allora, questo non rifunziona. Non ho capito di quale difficoltà si parlasse, penso che tu ti riferisca al 30 novembre al CAE. Penso che il riferimento fosse il 30 novembre al CAE, che era stato un primo evento per riuscire a capire se riuscivamo a trovarci insieme. Non capisco a quale difficoltà tu ti riferisca, per la quale abbiamo chiesto alla fine una mano a tutti quanti, perché non mi risulta, non lo so. E comunque ogni cosa che nasce, nasce in un certo modo e nasce anche magari velocemente alle volte. Quella era una prima cosa e non è una serie di eventi, perché è stato fatto soltanto quello, non è stato fatto altro. Il prossimo sarà il 14 marzo all'Albero Pio Claudio, non è la stessa cosa. Chi ha deciso di farlo lì, c'è un tavolo composto da i referenti mandati dei municipi, i quali si riuniscono, parlano e dicono vogliamo farlo lì, anzi abbiamo detto una cosa diversa. Se poi non arriva ai municipi è anche per colpa di chi siede a questo tavolo, cioè dei referenti che non riportano nei singoli municipi quella che è la notizia e quello che non si decide ma si propone. Abbiamo detto nel corso di una riunione fatta un mese fa circa, il gruppo accoglienza, le persone che fanno parte del gruppo accoglienza, che non sono tutti i municipi di Roma, se no ogni volta deve essere una riunione del genere e costerebbe anche qualche soldo farla. Abbiamo detto, vogliamo individuare e ogni municipio si faccia carico di questo, delle piazze all'interno dei vari municipi dove organizzare una serie di eventi, questo benedetto informatore, in modo da stare ogni 5 settimane tutti insieme in una piazza e a far parlare la gente e essere tanti come questi in modo che le persone si avvicinino con maggior facilità e non vedano soltanto il solito banchetto con 10 attivisti che manco te ci avvicini perché sai non mi voglio compromettere. E questo si è detto e i municipi hanno cominciato a lavorare per tirare fuori le piazze e abbiamo detto qual è la prima, proviamo ad andare in una zona dove l'attivismo è meno sentito e i ragazzi del dodicesimo hanno detto da noi è un po' più difficile e hanno cercato di tirar fuori una piazza, chiudi in un attimo, non l'hanno trovata, ci siamo spostati su Appio Claudio, la prossima forse si farà al laghetto dell'Eur perché è un'altra tappa pensata, un'altra piazza. Dopodiché i municipi tramite i referenti che hanno nominato cominciassero a spingere, siamo apertissimi e pronti, se quei referenti non vanno bene cambiateli, perché questo è il principio, se si lavora bene si lavora, se no no. Grazie. Diciamo che è fondamentale confrontarci e questi eventi secondo me dovrebbero anche essere più frequenti proprio per questo motivo, perché la partecipazione è fondamentale per rimanere aggiornati, ma il lavoro ci deve essere da parte di tutti quanti, perché poi la fase critica di chi fa è sempre troppo comoda rispetto ad una fase attiva pre-eventi o pre-organizzazione. Indubbiamente manca un canale di comunicazione. Io fino a ieri avevo gente che mi chiamava e mi diceva ma io non ho capito dov'è l'evento. E allora tu da una parte dici, boh, però io ho fatto il massimo, quindi c'è qualcosa che veramente non funziona. Cerchiamo tutti quanti di migliorare, cerchiamo tutti quanti però di stare un pochino più svegli. Seconda domanda. Vado di qua? Vai. Di qua. Paolo Manzon, Manton. Paolo. Allora, metterete in rete le proposte per un sondaggio? Perché non fate notare i tavoli comunali nei 15 municipi? Votare i tavoli comunali nei 15 municipi. I tavoli sono trasversali, quindi la partecipazione. I tavoli sono trasversali, non è che devono ruotare i tavoli, dobbiamo noi partecipare. Come luogo. Come luogo logistica. Però io penso che il tavolo si organizzi al suo interno. Se ci stanno 5 persone del quinto municipio, non vedo il senso di andare a lavorare nel quindicesimo. Magari partecipando al tavolo si dà il proprio contributo per decidere dove andare poi a confluire volta per volta. Però chi partecipa decide, chi c'è, c'è, e chi non c'è, capo. Marco,
la disponibilità. Che hai detto? Vieni qua. Sorcio maledetto. Gentleman, il sorcio. Passa dietro. Si sente? Si sente. Io penso questo, i tavoli spesso e volentieri si incontrano con i cittadini a Via delle Vergini per un motivo molto semplice, perché devono dare supporto ai portavoce, quindi di conseguenza si incontrano con i portavoce. È evidente che all'interno dei tavoli, ricollegandomi poi al punto, alla domanda precedente, sicuramente devono essere integrati con le persone del territorio, dei singoli municipi. Questo però non significa che debba crearsi una sorta di doppio livello, per cui se non c'è un rappresentante per municipio allora il tavolo non può operare, anche perché spesso e volentieri i tavoli sono di supporto ai portavoce comunali, quelli cittadini, quindi di conseguenza ci sono delle professionalità all'interno dei tavoli. Io partecipo quando riesco al tavolo bilancio, a qualcos'altro. È evidente che questi tavoli insomma spesso trattano dei temi trasversali, quindi non è mai possibile dire deve esserci un rappresentante per municipio. Quindi sicuramente se poi per ogni tipo di attività, per ogni tipo di atto comunale venisse anche fatto un report, un dossier o delle slide, le quali poi possono anche essere utilizzate singoli portavoce municipali, questo potrebbe essere un ulteriore insomma approfondimento anche informativo, come diceva prima i portavoce europei, insomma, che potrebbero essere utili sul territorio a livello municipale. La prima domanda era: mettete in rete le proposte per un sondaggio? Sì. Sì, nel caso in cui si apra il tavolo intermunicipale. Chi è il secondo? Francesca, diamo un tempo limite, sì, per le risposte, perché sennò andiamo. Adriano, sì. Ok. Sì. Dai l'altro microfono. Giriamo. Funzionano due volte. Il tavolo, almeno il tavolo cultura, riceve gli input anche dai territori. L'ultima esperienza è quella con Lorenzo, col quartiere. Funziona? Sì, col quartiere San Lorenzo. Sono venuti gli attivisti del municipio, vabbè, alcuni già facevano parte del tavolo, hanno esposto il loro problema. L'argomento era assolutamente trasversale, per cui dal Senato fino al municipio i portavoce sono stati coinvolti tutti, ma non è che fisicamente un tavolo si possa spostare e ruotare, cioè esistono anche i telefoni e si lavora in collaborazione, in sinergia, basta volerlo, bisogna volerlo. Allora, altra domanda. Come predisporre per il tavolo mobilità un effettivo collegamento con i tavoli mobilità municipali? È questione di mobilità. E quello è un problema. Non ci stanno tavoli municipali, diciamo una cosa, no, a parte scherzi. L'intento, il lavoro dei tavoli dipende da chi partecipa al tavolo, quindi se non ci sono persone che partecipano ai tavoli municipali o se non ci sono persone che vanno al gruppo accoglienza, non ci sono. Come no? Anche meno a questo proposito, il tavolo mobilità, io mi sono chiesto una cosa. È stato fatto qualche tempo fa una delibera per l'aumento della ZTL per i residenti del centro storico. Io sono il primo domicilio e praticamente è quintuplicato, cioè tu per entrare nel centro storico, anche se sei residente, dovrai pagare 1300-1400 euro se hai la macchina, a prescindere dal reddito. Ora, il tavolo mobilità, naturalmente, da quanto ho capito, quello comunale si è espresso, come penso la maggioranza dei cittadini romani, a favore addirittura di questa cosa, perché ecco, noi siamo per i temi insomma ambientali, quindi l'inquinamento, però chi abita dentro si vede una. Noi ad esempio abbiamo fatto un sondaggio all'interno del nostro gruppo municipale di Mitap, abbiamo detto che siamo contrari. Quindi ecco che cosa serve la persona di un municipio all'interno di un tavolo. Serve per portare le istanze di quel gruppo municipale, cioè le persone che vivono in quel centro, e rendere partecipi
le delibere comunali e anche delle esigenze del territorio. Grazie. La prossima domanda funziona. Non funziona. Vai. Questo funziona. Annalisa Marcozzi, allenatore del tredicesimo. Questa devo leggere per forza. Vorrei sapere se c'è stata una qualche rottura tra la parte dei consiglieri e quella degli attivisti, visto che è stata sottolineata l'assenza dei portavoce e lamentata una mancanza di sostegno verso gli attivisti. Di per sé portare avanti le tematiche che provengono dal più ampio quadro comunale non è errato, ma ci deve essere condivisione, se non c'è è grave. E questa è una presa di posizione, esattamente. Quindi non c'è. È una riflessione, fine a se stessa. La riunione di oggi nasce proprio per risolvere questa problematica. Prossima domanda. Vai. Andrea Marchetti. Non dire il nome magari. Il nome e cognome è scritto qua. Sì, lo so. Creatore del primo municipio, vorrei sapere come si possono integrare le varie iniziative logistiche presenti sul territorio romano, visto che le iniziative sono portate avanti dalla Task Force Eventi con materiali di diverse logistiche municipali che poi arrivano nei vari eventi del movimento. Tu mi fai leggere tutto, ma è difficile. C'è grossa crisi. Vabbè, queste... Non è proprio così? Vabbè, però prossima domanda. La faccio io, sono più fortunata. Creare... No, funziona una alla volta. Funziona una per volta. Vabbè. Creare una struttura, un tavolo per esempio. La riceveremo al primo punto. Non ho capito, guarda, io so del primo, ma non ho capito la domanda, se me la spieghi. Allora, chiede al primo municipio, vorrei sapere come si possono integrare le varie iniziative logistiche presenti sul territorio romano, visto che le tante iniziative sono portate avanti da tante forze, dalla task force eventi, con materiali di diverse logistiche municipali che poi arrivano nei vari eventi del movimento. Se c'è chi la posta e ce la traduce, ci sarà poi qualcuno del primo che ci risponde. Allora, guardate, visto che comunque sono stato all'interno della task force eventi, anche lì, visto che non ci stanno altre forze, ho partecipato alla questione video. E voglio chiarire una cosa per tutti: la task force eventi è un, che poi ha problemi, non ha problemi, quelle sono altre questioni che tra l'altro cerca di risolvere continuamente, è un gruppo di attivisti che si è messo insieme mettendo insieme solo le competenze dei singoli attivisti che si sono proposti in termini di quella che è la loro disponibilità per risolvere le problematiche logistiche durante non tutti gli eventi, perché in realtà poi la task force durante le elezioni europee ha provato anche a farlo per tutti gli eventi sul territorio europeo e dato di fatto siamo arrivati tutti così sfiancati alla fine delle europee che abbiamo detto non ce la possiamo fare, cioè nel senso o ci danno una mano tante altre persone o comunque come task force cerchiamo di raggrupparci con le competenze per quelli che sono gli eventi maggiori, cercando ogni volta di raccogliere tra l'altro anche per gli eventi maggiori nuove forze sul territorio e, oppure non arriviamo a una soluzione. Poi la strumentazione che viene usata in realtà sia quella della task force, io non so adesso chi ha fatto la domanda se vuole entrare nello specifico, sia quella che viene usata negli eventi, nella maggior parte dei casi o è strumentazione che viene presa con i fondi specifici per l'evento, quindi le donazioni fatte sul blog, viene rendicontata sul blog e bla bla bla, quindi sto parlando dei service, oppure strumentazione tipo quella che ho portato oggi io per fare lo streaming, cioè mi è stata insieme accroccata con quella che ho a casa, col cavo che mi ha prestato Domenico, cioè di che stiamo a parlare? Questo vorrei capire. Cioè, se invece si parla di strumentazione diversa, allora vorrei sapere qual è. Allora. E se hai capito molto facile. No, adesso scherzi a parte. Ma io lo seguo. Ok, diciamo una cosa, adesso io
Vabbè, continuiamo a leggerle tutte le domande, però è importante focalizzare sempre quelle che riguardano questo evento e non 3.000 altre problematiche che ognuno di noi poi ha nei confronti di quel gruppo piuttosto che dell'altro, del movimento in generale o del direttorio. Quelle, allora, quelle date ai tavoli, possiamo darne di quelle date ai tavoli, le diamo direttamente ai tavoli. Io vi direi però una cosa fondamentale: il 10 maggio ci deve assolutamente essere un altro evento, quindi noi abbiamo di tempo fino al 10 maggio per costituire un tavolo di lavoro, valutare tutte le proposte che sono state portate avanti, arrivare a 3-4 tipi di soluzioni da prospettare al prossimo evento del 10 maggio, dove speriamo di vedere tutti e 15 municipi presenti qui. È un'assemblea, e già se per voi va bene come data, io direi che deve essere un'assemblea come oggi, perché noi dobbiamo avere delle scadenze, perché altrimenti diventa adesso un mare magnum di cose. Danilo non c'è, ma chi se ne frega. No, no, dai, stiamo già, abbiamo già preso l'ospite per la piazza per fare la giornata. Il 10 maggio? Purtroppo, è il 3, il 10 è libero, è andato. Allora, quindi ci sarà un tavolo di lavoro, esatto, ci sarà un tavolo di lavoro che affronterà questa tematica. Io vi prego però di una cosa: non smettete di partecipare, perché il tavolo di lavoro poi non deve essere circoscritto a se stesso, perché poi si venga qui e si dica: ma perché il tavolo di lavoro invece che fare A ha fatto B? Perché la colpa delle nostre mancanze la dobbiamo ricercare prima di tutti in noi stessi. Una cosa, una settimana. Sì, e dove lo comunichiamo? Lo comunichiamo nell'ambito della pagina dell'organizzazione dell'assemblea in movimento, in modo che la pagina resta sempre quella. Ogni municipio comunica il proprio referente. I referenti non è che devono essere quelli e poi se qualcuno si stufa, cioè il municipio deve autorizzare il referente a partecipare ai lavori della... Dove si organizzano, come si organizzano, dove si incontrano e quale strumento decidono di utilizzare, questo lo decideranno i 15 referenti municipali, nel senso che i 15 referenti parleranno tra di loro e posteranno, per una questione di trasparenza, tutti i verbali di ogni singolo incontro nell'ambito della pagina visibile a tutti. D'accordo? Vi va bene? Di che cosa che? Per fare un tavolo di lavoro che analizzi tutte le problematiche che sono emerse oggi e che porti una soluzione condivisa all'interno del tavolo, ma a livello generale, perché ogni tavolo poi parlerà col proprio municipio. Il 10 di maggio ci porteranno il resoconto di questo lavoro, 2-3 soluzioni di come intendono organizzare l'organizzazione romana e la comunicazione romana, su quali siti, con quali strumenti, su che blog.com.it.org, punto e basta. Allora, io non sono d'accordo che tu ne parli per sapere se è un'idea accettabile o meno. Ma allora, sarebbe carino, perché poi un domani qualche... Allora, io ritengo che ogni municipio debba partecipare al proprio tavolo, perché ogni municipio deve dire la sua, deve dire: non sono d'accordo, ma lo dica nell'ambito di un tavolo e si assuma le responsabilità da parte agli attivisti che non è d'accordo, perché io appartengo al secondo municipio e qui dentro del secondo municipio non c'è nessuno. La mia osservazione, perché già abbiamo poche forze, se cerchiamo di fare i tempi più tavoli, vieni qua però. Scusa, ma quelli stessi che sono venuti oggi? No, no. Scusate, noi già facciamo i salti mortali per portare avanti i lavori normali che dobbiamo svolgere per il movimento.
e siamo tutti quanti naturalmente volontari e ci facciamo veramente, in quanto ci dividiamo tra seguire le commissioni municipali, seguire i consigli, discutere le delibere, e discutere le mozioni, preparare le mozioni, partecipare ai tavoli di lavoro comunali. Creare un nuovo tavolo non è una cosa così, dici crea un nuovo tavolo, vediamo un attimo se serve questo nuovo tavolo. Io dico qui, no, io sto per la mia. No, io dello scopo della riunione non lo sapevo, pensavo che si parlasse di organizzazione e comunicazione. Sì, sì, cioè, no, io voglio un chiarimento, non è che sto dicendo no, non parteciperemo, vorrei capire se ne vale la pena perché e già i sacrifici sono tanti. E che facciamo? Si tratta di dare seguito a questo lavoro, non lo lasciamo così. Allora io credo, io credo che lo scopo di questo tavolo sia proprio avere un'organizzazione romana che porti l'aumento di attivisti, ossia porti quell'incremento che poi ti solleva un po' di lavoro a te, ossia poi avremo automaticamente le risorse. È questo l'impegno che dobbiamo. Credo che sia uno degli obiettivi di questo tavolo, credo uno di questi. Perciò se c'è un municipio che ha delle difficoltà dovrà in qualche modo o aumentare un pochino lo sforzo per un termine da qui a 3 mesi, perciò insomma anche relativamente breve se vogliamo, oppure affidarsi a fiducia di quello che il tavolo di lavoro elaborerà. Credo che sia questo. Altrimenti bastano 3 incontri, bastano incontri in hangout, cioè non vedo, e se no ci si adegua a quello che la maggioranza. Poi siamo il popolo d'Arese, si lavora su hangout, su Skype. Appunto. Andiamo avanti. Sono un appunto. Sì. Quello che è successo oggi è che 13 municipi e 12 tavoli di lavoro si sono incontrati tutti quanti in un unico. Stamattina, perché se uno arriva alle 1:00 e interviene senza avere chiaro quello che abbiamo fatto tutto oggi, se no io non è che sono stupido perché sono una giornata intera, cerchiamo quello di fare degli interventi con un criterio. Nel rispetto anche di chi stava qua e che sente un'esigenza. Basta, no. Aspetta un attimo. Io ho capito quello che voleva dire lui, un attimino, era perché prima abbiamo fatto una riunione all'interno della saletta, loro dicono portiamo questa idea all'interno del municipio, elaboriamo insieme agli altri amici del municipio se è il caso portare qualcuno nel tavolo intermunicipale. Cioè noi vogliamo creare il tavolo intermunicipale dopo questa assemblea, questo è chiaro? Se voi non avete la possibilità di farlo, cerchiamo in modo di venirvi incontro, cioè in qualche modo, come diceva Roberto prima, diamo un seguito a questa assemblea senza nessuna polemica sul sogno. Esatto. Cerchiamo di bypassarlo, se no facciamo il doppio passaggio. Se per voi va bene e per tutti gli altri va bene, cerchiamo di bypassare il fatto di discutere se fare il tavolo o meno. Chi l'ha deciso? La penna rossa o la penna blu? Sottolineiamo quello che serve, le soluzioni. Cediamo un tempo, uno spazio temporale. Come e dove sondaggiare su un posto unico? Siamo qui perché abbiamo un problema. Scusatemi. Allora, se siamo qui è perché come base abbiamo sentito di avere un problema. E se c'è un problema va risolto. E il primo problema è uno scollamento tra la base e uno scollamento tra le altezze. Se c'è qualcuno che non ce l'ha questo problema, buon per lui. Ma siccome fondamentalmente siamo qui da 9 ore e questa cosa ed è domenica e tutti abbiamo preso il proprio tempo personale alla propria famiglia e a se stessi per stare qui e parlare, io mi rifiuto di accettare che questa giornata non abbia un seguito, perché sono giorni che ci stiamo dedicando comunque alla realizzazione di questo evento. Voi siete qui, noi siamo qui, qualcuno qui c'è.
e se c'è il nome di un problema, o questo problema si risolve o questo problema si risolve, e la soluzione dipende soltanto da noi. Sono una battuta, ma credo che proprio oggi gli interventi sono andati in questa direzione, per cui voglio dire, non si tratta solo del fatto che uno abbia lavorato, per carità, avete fatto un grande lavoro, ma proprio è uscita da è uscito oggi, un problema di andare, cioè di risolverle queste cose, per cui è stato aspetta, da qua a 10 marzo ci vediamo, cioè ogni municipio si vede, decide una o due persone che poi si incontrano un'altra volta, quindi è un secondo incontro. No, il 10 maggio queste persone ci devono portare la soluzione condivisa. No, scusate, forse non è ben chiaro quello che hanno detto loro. Mi metto un attimo in mezzo. Allora, oggi hanno parlato 12 municipi, 11 municipi hanno detto che c'è un problema di coordinamento tra il gruppo romano, quindi non all'interno di ogni singolo municipio, perché il 14esimo oggi ha detto che lui non ha problemi di nessun genere, non credo che loro siano però coordinati con gli altri, quindi il problema è di coordinamento romano. Sono venute fuori delle proposte, il referente di ogni municipio serve semplicemente per mettersi tutti i municipi a tavolo, seduti lì, e dire ok, queste sono tutte le proposte, quali sono quelle comuni che possono essere prese e tra quelle non comuni quali sono le migliori che possono essere adeguate alle problematiche del gruppo romano, in modo che entro il 10 maggio possiamo tirarle fuori qua e dal 1 giugno cominciare a lavorare come gruppo romano e non come 15 municipi isolati. Qual è il problema? Una cosa rapidissima, io chiedo a tutti quanti, se è possibile, in 6 righe, 10 righe, scrivere quello che hai detto tu, perché se non lo scriviamo oggi... Lo scriviamo nella pagina dell'organizzazione. Vabbè, però bisogna scriverlo, perché è importantissimo che... Mi raccomando, cercate la pagina dell'organizzazione, non dell'evento, perché sono due le pagine su Facebook, una aperta delle... Ci sono due pagine su Facebook, una che è la pagina legata all'evento in sé, l'altra che è appunto quella organizzazione, assemblea in movimento, e lì all'interno di questa pagina verranno postate tutte le problematiche che il tavolo affronterà. Se ci sono dei municipi che sono in deficit di persone, primo, ci si domandi che cosa è successo, secondo, se non hanno possibilità di partecipare al tavolo, io mi auguro, come molto carinamente prima hanno detto, non esiste un dentro e un fuori, ma una maggioranza e una minoranza. Ebbene, io spero che la minoranza del movimento romano si adegui a quello che la maggioranza deciderà. Posso dire una cosa? Allora saremo sempre divisi e no, sempre no, no, scusa, no. Francesca, scusa. Mi sembra che sono state travisate un po' di cose. Allora, prima di tutto l'assemblea è stata, diciamo così, convocata sulla... voi avete detto c'è un problema. In realtà, da quello che ho visto oggi, questo problema non è... Cioè, non è esattamente quello che è stato individuato sulla pagina, sui vari discorsi che sono stati fatti. C'è un problema d'attivismo e questo è abbastanza comune, perché qua dentro di 15 municipi ci stanno 4 persone per municipio, ce ne potrebbero essere 300, 400. Il problema un altro è che ci stanno gruppi, e questo lo dico, nessuno si deve sentire offeso, però ci stanno due gruppi di persone, quelli che lavorano e quelli che chiacchierano. Quelli che lavorano si sono organizzati senza nessun problema di referenti, senza necessità di organizzazione, senza necessità di comunicazione. Senza tipo... democrazia, bro. No. No, con la democrazia, no, assolutamente con la hai proprio capito, ma hai capito al contrario. Semmai puoi dire anche con anarchia. Posso dirlo anche orgogliosamente, il nostro gruppo è anarchico. Però
ci sono i gruppi che lavorano e i gruppi che chiacchierano. Nei municipi si chiacchiera, nei gruppi comunali si lavora e si portano i risultati. Chi porta i risultati non ha bisogno di nessuna organizzazione. Questo è quello che è uscito fuori da qua oggi, perché si è visto che i problemi stanno nei municipi, non stanno nei gruppi comunali. Beh, non è vero, visto non li risolviamo. Che poi nei municipi non li risolviamo. Ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero neanche questo, perché, ma che stai dicendo? Il tavolo scuola ha portato quattro. Silenzio. Basta Brusini, se ci parliamo a gruppo. L'ultimo mese ha portato quattro mozioni puntuali dentro a tutti i municipi. Allora, scusate un secondo. Ma non c'entra niente l'organizzazione. L'hanno fatto le persone che ci stanno dentro. Scusate. Allora, questa è un'assemblea. In un'assemblea ci si confronta. La cosa che piace di più dentro al movimento è scannarci, perché questo ci riesce benissimo, cosa che in questi tre minuti si è proprio come ci siamo fomentati tutti. Bene, bello, fantastico. Quando chiudiamo lo streaming, se scanniamo come ma non perché non ci vuole lo streaming, perché usciamo da qua, chi vuole se ne va a casa, gli altri rimangono a scannarci. Qui per ora tutti quanti, basta guardarsi, siamo stanchi, stravolti della giornata, è pesante riuscire a trovare un punto in comune che metta d'accordo tutte le teste per una singola domanda. Quindi il discorso è, affrontiamo le domande per il punto di vista di una persona che ha esposto una questione, cerchiamo di trovare una soluzione veloce. E l'obiettivo dell'assemblea, questa assemblea, è fondamentalmente cercare di riunire le forze di tutti quanti i municipi e i tavoli di lavoro per riuscire principalmente a fare un'altra riunione successivamente, come è stata organizzata questa assemblea, cioè partecipata, condivisa, richiesta con domande prima e dopo per l'organizzazione e cercando di coinvolgere tutti quanti, con la differenza che la prossima riunione, invece di essere organizzata da due persone che poi hanno coinvolto altre X persone che gli hanno dato una mano, è fatta da i referenti dei municipi e i referenti dei tavoli di lavoro, in modo che la prossima assemblea è veramente partecipata da tutto il movimento romano. No, ma se facciamo un battipeschio... Puoi spiegare tutte le risposte, ma mai. Io non voglio fare polemica di nessun tipo. Quello io avevo capito, ma mi scuso, forse ho capito male io, che alla fine di questa assemblea tutte le proposte venivano messe a sondaggio quelle che saranno più decidiamolo, se siamo pronti a sondaggio per tarde, perché non è che noi decidiamo quali sono le cose migliori per il movimento romano. Okay. No, io avevo capito questo. Se ci sentiamo pronti a valutare dicendo, che ci sono delle proposte scusami, da mettere finisco un attimo il concetto, scusami. Sì. E avevo capito appunto che le proposte andavano al sondaggio, allora mi chiedevo che cosa serve un tavolo per discutere delle proposte quando poi le proposte devono andare per attuarle. Ma se ancora non abbiamo deciso a sondaggio quali perché sono le proposte perché intanto il tavolo si organizza per affrontare la prossima assemblea. Ti spiego. Scusa, vieni che ti dammi il microfono che ti spiego. Spiegatevi bene perché io non ho capito. Ultimo punto all'ordine del giorno era analisi delle migliori proposte. Silenzio! E ragazzi, siamo stanchi, dai. Resistiamo un altro po' e poi andiamo via. L'ultimo punto era analisi delle migliori proposte e costruzione del sondaggio da inviare a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle di Roma. Allora, io vorrei in qualche modo capire, qui c'è stata una discussione su qual è il problema del coordinamento romano, poi c'è stato l'intervento di un tavolo che giustamente ha detto ma noi al nostro interno lavoriamo bene e c'è stato l'applauso.
Poi c'è un movimento, c'è un municipio decimo che non si è proprio neanche posto il problema, tanto lavorano bene al loro interno. Allora io mi domando, noi possiamo anche rimanere così, possiamo rimanere 15 unità distinte legate ai municipi, poi possiamo rimanere 15 unità distinte legate ognuno al loro tavolo, poi però decidiamo che facciamo Roma soltanto sotto elezioni romane. Allora io mi chiedo, il gruppo romano potrebbe rimanere compatto indipendentemente dalle elezioni e potrebbe lavorare in modo trasversale indipendentemente dalla presenza delle elezioni? Compatto e lavorare a cosa? A cosa? Io vorrei capire una cosa, se ci sono dei movimenti che sono in deficit di persone e se c'è un tavolo che lavora e se le vostre comunicazioni non arrivano a cascata in 15 municipi e se non troviamo il modo in cui farle arrivare e se non troviamo anche un canale di comunicazione con i portavoce, allora se voi siete bravi, bravissimi così e continuiamo in questo modo, ma forse la bravura dovrebbe essere condivisa e la vostra bravura dovrebbe essere di passaggio e di insegnamento a chi non riesce a raggiungervi, e se questa bravura rimane circoscritta siamo perdenti. Parlo. Ok. Allora, io credo che ci sia soltanto un equivoco qui, perché qui all'ultimo punto c'era scritto analisi delle migliori proposte e costruzione del sondaggio da inviare a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle di Roma. Allora, io credo che la giornata, uno, sia stata costruttiva, tanto per cominciare. Ci sono state delle proposte, c'è una volontà, mi pare di capire, una volontà di condivisione, una volontà di cercare di unire le forze e fare questo raccordo tra tutti quanti i municipi. Ora, forse questo punto scritto così non era scritto benissimo e c'è un'altra proposta di fare un tavolo dove una persona al municipio, due persone al municipio si incontrano e costruiscono un evento successivo. Sì, però entra un po' in contrasto con questo briga. Ti spiego perché. Mi sembra più democratico superare la presenza delle allora, quello che dico, superiamo soltanto questo punto. Io credo che la cosa migliore è che dal mio punto di vista il percorso migliore è quello di unire i municipi e cercare di costruire un altro evento per cercare di coordinarci nel modo migliore. Io comunque diamo un seguito a questa giornata di oggi perché credo che sia importante, molte delle persone che hanno partecipato hanno manifestato questa necessità. Alcuni sono andati via, mi sembra corretto farlo in comune accordo. Comunque quello che tu hai detto prima è totalmente condivisibile, cioè il fatto che le competenze vanno messe insieme e la bravura va tutta condivisa. Però noi, cioè, da come l'avevo sentita io e come poi è stato riportato di qua, mi è sembrato come se l'idea del tavolo intermunicipale era già ben, come dire, nell'obiettivo, correggimi se sbaglio, di voi che l'avete organizzato e magari anche di altri, semplicemente forse io non lo sapevo, e che ci fosse già una, come dire, aspettativa rispetto a questo, l'assemblea di maggio e così via dicendo, che io personalmente ho sentito solo oggi e non avevo letto nella pagina niente. E comunque sia, va tutto benissimo, solamente che noi del nostro municipio siamo 1, 2, 3, 4 persone oggi, perché ognuno per i suoi motivi non è potuto dire. Quello che ho detto dentro e che dico anche adesso, cioè non è normale che noi portiamo al nostro municipio questa istanza, allora oggi è uscita questa cosa, ci va bene? Perché noi non siamo nessuno qua, cioè se abbiamo i gruppi municipali, andiamo e diciamo va bene di fare dei tavoli intermunicipali? Io non è che volevo imporre un'alternativa o un'altra, ma mi è parso di capire che alla fine di questo evento si siano soltanto manifestate delle problematiche comuni e non mi sembra corretto, dato il numero che siamo e data l'importanza, di dire d'accordo, ok, che cosa mettiamo a sondaggio domani? Cioè non ci vedo preparati a poter formulare delle domande da mettere a sondaggio, vedo più corretta un'analisi di quello che è successo oggi, un prendersi un attimo di tempo per capire che cosa è stato detto oggi e per formulare nella massima correttezza e nella massima partecipazione quelle che potrebbero essere le possibili soluzioni del movimento romano. Se in qualche modo invece questa sera ci sentiamo pronti a dire
Allora, è uscita fuori la soluzione A, la soluzione B, la soluzione C. Domani parte il sondaggio. Liberissimi di farlo, ma liberissimi anche di accettare l'evoluzione delle cose, e l'evoluzione di questa giornata e la presenza alla fine della metà delle persone che erano qui stamattina. In tutta onestà dico che forse non siamo pronti ad un sondaggio da far lanciare domani. Tutto qui. Scusate, ritorno al discorso, siamo stanchi, è tardi, tra poco finisce l'assemblea. Quindi, se riusciamo a rimanere attenti per un altro pochissimo lasso di tempo, chiudiamo e ce ne andiamo tutti a casa. Io vorrei chiudere soltanto per farvi capire un attimo. Aspetta, un pezzo. Questo vuol dire silenzio. Unsign! Parla. Sa. Allora, il discorso è questo. È vero che all'ultimo punto c'è l'analisi delle migliori proposte, ma capite da soli che o ci mettiamo adesso a fare un tavolino e dire quali sono le proposte? Sono tante. Quindi il tavolo a cosa serve? Di prendere queste proposte, analizzarle una per una e vedere quali sono quelle compatibili e quelle comuni da magari di farne una soltanto. Cioè il lavoro è molto più semplice, se no facciamo il doppio passaggio, il triplo passaggio e rimaniamo sempre impantanati in quello che fino adesso è il Movimento 5 Stelle Romano. Adriano, non solo quelle proposte. Non solo queste. Sono lavori pregressi, esatto. Quindi è quello il discorso del tavolo. Poi chiamatelo come vi pare. Cioè non lo so. Certe volte ho paura di dire le cose per come bisogna chiamarle. Assemblea SVT, organizzazione SVT. Che cazzo è? Dai, che dobbiamo chiudere. No, ma lei è fatta così, in effetti un po'. La dobbiamo perdonare, ce la tocca ammazzarla da piccola. Ma ce l'abbiamo così. È stato questo, cioè una mala interpretazione. Quindi con la mia voce molto soave vi dico, non vi preoccupate signori, è tutto molto, molto democratico. Guarda quello che dà fastidio. Può dirlo. Belli capelli, Mirko dei Beehive. La democrazia pesa, eh? Bisogna saperla accettare. Levo giù. Damma uno. Tronca voglia del allora, protagonismo. Allora, voglio spezzare una mano. Dico solo una cosa. Allora, questa assemblea è stata... siamo arrivati in questo momento perché sia di Francesca, sia di Ariano e gli altri... si sono concentrati, si sono impegnati per poterla svolgere. Adesso dobbiamo quagliare al risultato. Molto bene. Allora io propongo che sia te che Francesca vi mettete insieme a Francesco, vi mettete a leggere, visto che man mano che le persone si presentavano e dicevano i loro speech, i loro argomenti sui municipi o sui tavoli di lavoro, quindi avete già i risultati scritti, vi mettete voi tre a scrivere nel verbale, perché secondo me dovrebbe essere anche un po' verbalizzato questa cosa, chi sono stati i relatori dei municipi, chi sono stati i relatori dei tavoli, chi sono stati i relatori dei municipali, comunali e nazionali, così, quali sono state le proposte, quali sono state le proposte che... sono state più volte ripetute, io ho sentito che è stato più volte ripetuto, palesato, una volontà di andare sul blog 2013, molti stanno lavorando sul drive, quindi ci sono delle proposte che stanno ricondando, io non lo vedo un lavoro impossibile, questa è una cosa che potreste fare voi in una settimana, 10 giorni, non a maggio, perché se no batti 3 mesi per avere una cosa che si può fare secondo me in una settimana, vi do una mano io se volete, però questa è una cosa che avete organizzato voi, ci siamo dati tutti insieme una mano, ci diamo una mano per finalizzare. C'è qualcuno che ci può dare una mano? Io ti do una mano, io ti sto proponendo la soluzione e ti do anche una mano. Si chiama tavolo. Facciamo il verbale, a fine verbale scriviamo queste sono state le proposte in percentuali maggiori e ripetute e quello andrà a sondaggio. Non vedo la necessità del tavolo a maggio di fare un ulteriore evento, facciamolo sugli addestramenti,
l'ulteriore evento lo facciamo sugli addestramenti. Ci sono persone che non sanno nulla, non sanno come usare una piattaforma Drive. Facciamo un evento sul Drive di mezz'ora ripetuto per 10 volte nel giorno. In un'altra stanza facciamo un evento sulla comunicazione di 20 minuti ripetuto per 10 volte nel giorno. Va bene? A me sembrava più democratico un discorso di tavolo. Qui non è una questione di democraticità, qui si tratta di portare un riassunto di quello che è stato e mettere a maggior così chi non c'è, così chi non c'è resterà sempre fuori. No, c'è un verbale, ci sono le carte, si va a leggere il verbale, si vede a fine del verbale quali sono state. Cioè, se no diventa tutto opinabile e non andiamo mai avanti. Non serve, serve da fare il verbale, serve di fare il verbale e portare sul verbale il risultato. Ma è un sondaggio, mettiamo verbale o decido io. Ma non finisce qua, scusa, abbi pazienza. Il verbale con il risultante, abbiate pazienza un attimo, devo concludere. Il verbale con le risultanze, con le percentuali delle proposte, deve essere inviato in quel momento allora ai gruppi municipali per avere il feedback. Tutti e 15 i gruppi municipali riceveranno questo benedetto verbale, ne discuteranno nel gruppo e diranno: allora in quell'assemblea è uscito fuori che il meetup è votato come blog ufficiale con le linguette di municipi, tavoli di lavoro. E poi il qualcuno ci dirà, ma io non c'ero. Ma io non c'ero, c'era il referente, sono tre quelli che mancano, manca il 3, Alessandro, il 10 e l'11. Siamo qua, l'assemblea è la nostra. Dici una cosa che è corretta ma non totalmente. Io pensavo che questa assemblea nascesse come inizio per un nuovo migliore inizio, cioè fare adesso che lavora la sintesi di questi lavori che sono arrivati, che saranno sicuramente bellissimi, ma forse non sono tutto quello che si è fatto in un ultimo anno, che forse sarebbe da valutare meglio, fatto da un gruppo che come al solito si crea per alzare di mano, lo faccio io perché sono disponibile, e che non rappresenta quella che invece è tutta quanta la platea romana, responsabilizzando vecchio discorso i municipi che mandino uno o due persone a lavorare per 2 mesi su una cosa importante. Non mi dite che è già fatto. Cosa hai fatto? L'abbiamo fatto 2 anni fa, ci abbiamo lavorato. La sintesi. Dove è finito quel regolamento, Alessandro? In un libro. I municipi che sono. Ce ne sta anche un altro, tu ricorderai lo Stardust, la sera dello Stardust. Si creò un tavolo anche là e lavorammo su quel tavolo a un decalogo municipale. Quel decalogo municipale è finito nel nulla perché è nato da un gruppo che si è levato, e qua siamo almeno 4-5 che lavorarono a quel decalogo. Alessandro, stiamo a sentire un secondo. Quel lavoro è morto perché l'abbiamo fatto per alzare le mani in 5. Esatto. È finito così, cioè se lo vedete è pure carino, va migliorato, ma è simpatico. Io sono convinto che ogni convegno finisce con gli organizzatori che raccolgono e sintetizzano tutti gli interventi e vengono pubblicati. Questo è nella norma delle cose. Abbiamo i gruppi bene, male, in maniera superficiale o più approfondita. I gruppi hanno espresso attraverso un referente il disegno della loro attività e le loro aspirazioni. Ora rimettere a sondaggio una cosa che è già frutto di una condivisione mi pare quantomeno cervellotica. Questa sintesi che loro faranno con l'aiuto di qualcun altro, da soli, martirizzati, quello che sia, è soltanto un inizio, cioè non dobbiamo prenderlo come le tavole della legge, sarà il punto di partenza. Quindi, come si è detto, si farà la sintesi degli interventi di oggi, i relatori magari manderanno via email in allegato l'intervento, si farà una pubblicazione di questa giornata e da lì si ripartirà, magari il 10 maggio stesso. Però abbiamo messo un punto fermo, se no stiamo sempre a ricominciare da capo. Questa è la proposta. I relatori sono portati appresso il loro storico, cioè il municipio destro, io adesso insisto, il municipio destro è quello che quando va alle elezioni ha la percentuale maggiore di risposta sul tavolo. A noi non interessa ricominciare, il nostro relatore ha portato lì a discussione la storia di 7 anni di municipio, non dobbiamo ricominciare da capo. Facciamo una cosa, chi c'è c'è e chi non c'è è così che andato via. Alzata di mano. Ok? No, è stato il nostro. No, 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 no
Allora, io sono parzialmente d'accordo su quello che ha detto Alessandro, però poi mi domando, siccome è lobby del Movimento 5 Stelle quello di dire ma se avete usato sta penna blu, perché avete usato la penna blu? Non era meglio che usavate la penna rossa? Allora io mi domando, questo evento è stato l'evento in cui i municipi attraverso i relatori hanno portato la loro problematica, il loro punto di vista e la loro richiesta di soluzione. Accettiamo che i relatori di oggi siano coloro che effettivamente vogliono cambiare questa cosa? Non dici quello che abbiamo detto. Allora, a parte il fatto che fra un po' dobbiamo liberare la sala, io devo ridare pure l'aggeggino perché lo streaming lo stiamo facendo anche grazie a Valerio e me ne voglio pure andare a casa perché c'ho una vita. Io vorrei dire una cosa molto semplice, perché obiettivamente io quello che ho sempre fatto nel movimento è questo: io sono una persona molto pratica. A me mi è stato detto, cioè un fiorfiore di registi vanta il movimento, quando io dico c'è da fare uno streaming al municipio 9 non ce l'ha mai un cazzo di nessuno, va bene? Allora, se c'è da fare lo streaming alle 9 di mattina per l'assemblea del movimento non ci va mai nessuno. Allora io, come molti altri ragazzi, come Enrico Malacuti che adesso mi ha aiutato per la notte dell'onestà eccetera, abbiamo bisogno d'aiuto per la copertura video della città. Dico questo come esempio, per fare l'esempio del fatto che l'aiuto lo hanno, cioè ci hanno bisogno tutti coloro che nel movimento fanno qualcosa di pratico, anche quello che riguarda la risoluzione dei problemi. Io posso capire tutte le possibili preoccupazioni che ognuno di noi può avere, le perplessità, anche le divergenze con le altre persone, cioè io non è che non ho divergenze, capito? Io a questo ogni tanto lo ammazzerei a paliatoni, capito? Però il problema è che poi bisogna concludere e arrivare a fare determinate cose, che siano campagne per risolvere i problemi, che siano, non mi frega un cavolo da te, che siano questioni da risolvere per arrivare alla comunicazione, che è vero, noi non riusciamo a bucare e arrivare a comunicare quello che il movimento fa alle persone che non sono del movimento. Ora, queste problematiche vanno risolte e affrontate, cercando di confrontarsi. Io credo che il confronto sia sempre importante e credo che quindi anche fare un tavolo per confrontarsi con quello che è stato proposto oggi comunque sia frutto di discussioni in alcuni municipi un po' più con le palle girate, in altri municipi invece un po' più fluenti. Comunque sono state discussioni che hanno portato a delle proposte che vanno, secondo me, discusse, portate avanti, analizzate e che poi devono diventare solutive sotto tutti gli aspetti. E ci dobbiamo mettere tutti in discussione da questo punto di vista. Poi io accetto le critiche di chiunque, sotto qualunque aspetto, ma queste critiche devono essere fatte anche da persone che agiscono e non parlano solamente, perché nel movimento si dice avete fatto quell'evento, fa schifo, non è democratico, ma tu che hai fatto nel mese in cui è stato organizzato questo evento? Capito? Questa è la questione di fondo. Poi detto questo, io fra 5 minuti stacco lo streaming. Bravo. Allora, streaming a parte, ok, ci sono rimaste altre 16 domande. Io direi che le domande le possiamo riportare nel gruppo e ce le leviamo, diciamo così, scusate per chi e ha se fatto, qualcuno vuole fare la perché ha fatto le domande. E noi adesso facciamo il riepilogo di tutto quanto quello che è successo, verbalizzeremo, lo metteremo nel gruppo e cercheremo di ricoinvolgere come abbiamo coinvolto tutte quante le persone per riuscire ad arrivare a questo punto. Per riuscire ad arrivare a questo punto. Adesso una domanda che bene o male dovrebbe dare l'idea di quello che è stata la giornata. Chi ci dà una mano? Alzi la mano. A fa sta cosa, a prendere, a organizzare, a fare le relazioni, a sentire le persone, a mettere in contatto. Lasciare mail. Chi ci dà una mano può venire qua e lasciare le mail. Grazie. Buona serata! Scusate, solo una cosa, noi nella saletta tutti i referenti torneranno nel proprio municipio, sottoporranno nell'ordine del giorno delle proprie assemblee municipali la nomina di un referente per questo tavolo, quindi preparatevi nei vostri municipi a nominare un referente. Se ce la facciamo prima del 10 maggio, tanto meglio. Scegliete possibilmente con un verbale di assemblea.
non avranno